Non ci sono buone notizie per l'edilizia nell'Eurozona, torna infatti il segno meno a marzo per la produzione di questo settore, con un calo dello 0,6% dopo il più 0,4% di febbraio. I cali maggiori sono stati registrati in Portogallo, Olanda e Germania, mentre a crescere di più sono state Romania e Slovenia. In Cina una società ha sviluppato una tecnologia per stampare in 3D abitazioni in tempo record di 24 ore. Succede a Shanghai, autore di questo progetto la società Winsum New Materials, che ha completato già ben 10 strutture che saranno adibite ad uffici per il momento. Le strutture sono state realizzate usando stampanti in 3D che sono larghe 10 metri e alte quasi 7. Producono un misto di cemento che asciuga in fretta e materiale di scarto da costruzione. Ogni modulo, pensate, costa meno di $5.000. E intanto i cinesi vanno alla conquista di Manhattan per la prima volta, infatti sono i maggiori acquirenti immobiliari della città, hanno spodestato i russi un po' fermati da quanto sta avvenendo con la crisi ucraina e dalle conseguenti sanzioni imposte dagli Stati Uniti a Mosca. Secondo alcuni dati, appunto, i cinesi sono i primi a New York sia per volume che per valore di case acquistate.